Allora, parleremo delle web performance. Ormai da alcuni anni il caricamento delle pagine web è assodato che è un importante fattore di ranking per il SEO dei siti. Diciamo che a oggi i dati standard che circolano sono che valori ritenuti accettabili per il caricamento di una pagina sono 2 secondi su di un desktop e 3 secondi su di un mobile. Innanzitutto come misurare queste web performance. Qui ho messo un elenco di tool che permettono di misurare queste web performance. Tipicamente tutti questi tool danno un punteggio che tipicamente va da 0 a 100 e poi danno anche una misura del tempo di caricamento vero e proprio. Allora, io ho evidenziato in verde quelli di Google. Questo credo sia il più famoso, penso che molti di voi lo conoscano, che è PageSpeed Insight. Questo è il più recente e praticamente è dedicato ai dispositivi mobili. È proprio questo sito qui che dice che il valore accettabile, infatti lui dal verde, se uno rientra sotto i 3 secondi. Altrimenti comincia a dire 4 secondi perdi il 14% degli utenti, 5 secondi perdi il 25% degli utenti. Perché come spesso ha avuto anche occasione di dire Olex, l'utente dopo un po' che la rotellina gira o la pagina non si carica, si stufa e cambia sito. Poi ci sono questi che sono altrettanto validi, altrimenti GT Metrics, dicevo prima Olex che lui è particolarmente affezionato a web page test. Questo è bello perché praticamente dà anche una sequenza video, fotogramma per fotogramma di quello che si vede quando si carica la pagina, quindi ad esempio a step che sono selezionabili dall'utente, ad esempio di 100 millisecondi, lui fa vedere ogni 100 millisecondi che cosa io vedo della pagina e permette anche il confronto fra due siti, quindi insomma, un sito ottimizzato, un sito del competitor, se è il mio sito vedo esattamente che cosa si carica. Diciamo che ho evidenziato questi, poi naturalmente ci sono la visualizzazione network dei developer tool, dei browser, che tipicamente, uno li vede tutto il dettaglio, ma tipicamente poi danno il DOM ready, quindi il caricamento del DOM, e il page load, dove ci sono anche le immagini. Ho evidenziato in verde questi, ma questa è una scelta personale mia, perché trovo che quelli di Google, soprattutto questo PageSpeed Insight, è molto easy da utilizzare. E lo vedremo dopo. Tipicamente poi vedremo alla fine degli esempi di che cosa vuol dire implementare queste contromisure per velocizzare su di un sito. Tipicamente ad esempio noi facciamo 5, meglio se 10 misure, perché già solo che sono la latenza della rete, la variabilità, quindi facciamo un valore medio e quindi riportiamo i punteggi, le tempistiche sul valore medio di un certo numero di misure. Adesso passiamo alle contromisure per velocizzare queste pagine. Allora, tutto quello che dirò vale, i concetti valgono in generale, in particolare gli esempi, i plugin, alcune cose sono i pezzi di codice da aggiungere, sono calzati su WordPress. Quindi la prima cosa da fare è un caching lato server. Caching lato server che altro non fa che rendere, che servire delle pagine HTML statiche, quindi non c'è più l'elaborazione PHP di volta in volta, ma una tantum lui realizza queste pagine statiche e quindi praticamente non essendoci il processamento del PHP lui le serve immediatamente. Allora negli ultimi anni noi ne abbiamo provati tre. Allora, V3 Tatal Cache, credo che sia, allora i primi due sono credo famosissimi, questo è anche abbastanza famoso. Lo trovate anche anch'esso, credo che sia il più famoso. È un tool che personalmente ritengo è un po' da nerd, perché avrà almeno 10 pagine di configurazione, chi di voi l'ha utilizzato, però fa di tutto e di più. Però bisogna sapere, non tanto metterci le mani, ma sapere che cosa fa quando si toccano certi parametri. Un altro a cui siamo passati successivamente è WP Super Cache, che è della Automattic, quindi la società che sta dietro WordPress.com, che comunque in generale dà un forte contributo a WordPress,
è meno complesso, ci sono comunque alcune pagine da configurare ed è altrettanto valido. Ultima scoperta che abbiamo fatto l'anno scorso è questo WP Fastest Cache. Da un punto abbiamo fatto alcune misure, praticamente permette di ottenere un miglioramento della velocità di caricamento che è comparabile a quello di WP Super Cache, ma la sua configurazione è banale perché di fatto si riduce a una pagina, no? E quindi uno se la può configurare, ha tutte le cose principali, quindi si va dalla minificazione alla compressione gzip, ha praticamente tutto, ma tutto sta in una pagina, e quindi se uno vuole iniziare o comunque se uno vuole semplificare diciamo la parte di caching lato server è un'ottima scelta. Allora, questa è il caching lato server. C'è anche un caching lato browser, perché praticamente il browser, se viene impostata la data di scadenza, questa data di scadenza, lui invece che andarsi a scaricare la risorsa dalla rete si scarica quella che sta nel, diciamo, nella cache del browser. Allora, per attivare questa funzionalità, se si usa un thread total cache, non vi sto a riportare i dettagli, ho citato due articoli, e quindi se uno usa un thread total cache può configurare la cache del browser in questa maniera. Se uno utilizza WP Fastest Cache, semplicemente mette una spunta qui, praticamente torniamo alla pagina precedente, e questa parte qui. Quindi anche la cache lato browser, questi plugin permettono di configurarla nella maniera corretta. Sempre legato al caching, diciamo DNS prefetching, cioè praticamente il browser risolve in anticipo il DNS dei domini esterni. È supportato da tutti i browser, a eccezione di Safari per iOS, e per implementarlo su WordPress in fashion PHP è sufficiente aggiungere diciamo questa parte di codice. Quindi in tutti gli esempi voi trovate il codice, tutti gli esempi che ho fatto non sono semplicemente codici copiati, sono stati presi ma sono stati anche testati, quindi funzionano, no? Quindi in fashion PHP aggiungete questa funzione e attivate il DNS prefetching. Questo servirà? Praticamente risolve in anticipo il DNS, quindi quando lui carica la pagina... Sì, dei domini esterni. Sì, dei domini esterni, sì. Quindi se io ho dei link a dei domini esterni, lui automaticamente fa subito la risoluzione. Allora, un'altra cosa che potrebbe causare problemi con il caching è la rimozione delle query string, cioè tipicamente la versione dei file. In questo caso, per rimuoverle, è sufficiente installare questo plugin, basta installarlo, non necessita di configurazione, e voi vedete proprio prima e dopo l'installazione, se installate questo plugin, praticamente spariscono tutte le query string dei link che voi mettete. Un altro fattore, ecco, temi snelli e abbreviatura bilanciata. Allora, tipicamente sul market, per questioni di marketing, di chi vende i temi, ci sono dei temi con un mucchio di effetti, animazioni. Allora, queste cose qui hanno un impatto sulla velocità di caricamento. Quindi, se non strettamente necessarie, quindi se il cliente proprio non impazzisce per queste cose qui, consiglierei di togliere animazioni, che so, ritardi nella visualizzazione. Tipicamente nelle pagine adesso si usano, che so, elementi che entrano da destra e da sinistra con un certo ritardo rispetto alla pagina. Un'altra cosa che io ho trovato sui temi sono i contatori. Cioè il loader, tipicamente c'è un effetto, ci sono dei contatori più o meno esteticamente belli, no? Ma evidentemente questi contatori sono legati al caricamento di tutta la pagina. Allora, se uno disattiva questo contatore, e questa pagina si impiega magari 2 secondi a caricarsi, ma se uno disattiva il contatore, la pagina si carica immediatamente, perché evidentemente il contatore è legato al load di tutta la pagina con anche tutte le immagini, e quindi smette di girare solo quando tutto è caricato. Ma per vedere la parte visibile nel browser non ho necessità che si carichi tutto, basta che mi si carichi il CSS e l'HTML della parte che devo vedere. Quindi noi abbiamo visto che se uno disattiva,
sembrano siti lentissimi, di fatto sono siti velocissimi, e sono un effetto del contatore che continua a girare in attesa di che tutta la pagina si carichi, ma basta disattivarlo. Poi un'altra cosa, tipicamente Slider Revolution, che credo sia più famoso fra gli slider animati, che da queste animazioni, per cui tipicamente nella home, nella pagina, nella parte alta della pagina, ci sono queste animazioni, sicuramente portano dei ritardi. Se possibile, se accettabile del cliente, cerchiamo di eliminarle o perlomeno di minimizzarle. Bilanciatura dell'alberatura del sito vuol dire mettere all'incirca lo stesso contenuto in tutte le pagine, in modo che una pagina non sia sovraccarica e quindi sia molto più lenta delle altre per caricarsi. Tipicamente la home page, in cui uno cerca di mettere, che so, i prodotti, chi siamo, i contatti, la mappa, tutte queste cose qui. Noi abbiamo visto che, ad esempio, il reCAPTCHA, che è associato al form contatti, ci impiega più di un secondo a caricare le risorse necessarie. Infatti poi vedremo degli esempi. È sufficiente spostare questa parte qui in una pagina dedicata, il che è anche di beneficio all'esperienza utente, che praticamente non è che deve inventarsi, non vede dove sono i contatti, perché magari sono in fondo alla home page. Se uno si vede subito i contatti nella barra, che tipicamente uno i contatti ricerca o nella barra di navigazione in alto a destra o da qualche parte nel footer. Quindi mettiamo i contatti, mappe, queste cose qui in una pagina dedicata. Allora, poi pochi plugin e caricate solo nelle pagine che li usano. Allora, ci sono alcuni plugin, il caso tipico è quello di Contact Form 7, che serve nella pagina dei contatti. Allora, adesso sembra un paradosso, ma per caricare i plugin solo nelle pagine che servono c'è un plugin. Allora, questo sia il più famoso. Se voi avete ad esempio un problema solo con Contact Form 7 e non volete caricare un altro plugin per gestire i plugin, con questo codice inserito sempre in function PHP, praticamente questo codice vi fa caricare Contact Form 7 solo nella pagina in cui serve, perché praticamente lui va a prendere l'ID, dice se questa è la pagina con questo ID, e l'ID lo trovate qui nell'URL di wp-admin. No? Quindi con questo codice lui si carica Contact Form 7 solo nella pagina in cui il Contact Form 7 è necessario. Altrimenti, se avete altri casi di plugin che si caricano solo in pagine particolari, questo plugin permette di farlo. Allora, riduzione del numero di font. Allora, font e icone. Cerchiamo di utilizzare il minor numero di font possibili. No? Noi abbiamo fatto delle prove, ad esempio, caricare dei font esterni, tipicamente Google Font, e caricare invece quelli web safe di sistema, ci ballano 200 millisecondi di differenza. Okay? Abbiamo fatto anche un'altra prova, abbiamo provato a caricare Google Font sul nostro server invece che andare a prenderlo dai server di Google. Google è più veloce, di 10 millisecondi è più veloce del server. Quindi 200 millisecondi li dobbiamo pagare, però questi 200 millisecondi crescono più font carichiamo. Allora, questo è il pannello di configurazione di Google Font. Lui stesso ti dice, guarda, ne stai caricando due, va bene, altrimenti questo comincia a diventare giallo, no? E quindi lui già ti avvisa. A questo proposito c'è da dire una cosa. Ad esempio, qui c'è caricato il regular e il bold. Tipicamente uno usa, diciamo, il normale, poi utilizza il grassetto e il corsivo. Non è necessario caricare grassetto e corsivo, perché comunque i browser, anche se io carico solo il normal, si sintetizzano grassetto e corsivo per conto loro. Quindi noi abbiamo fatto la prova, attualmente carichiamo solo il normal. Grassetto e corsivo escono comunque lo stesso, perché il browser le sintetizza a partire dalle informazioni sul normal. Sì, noi abbiamo fatto delle prove sui Google Font di API. Io, vabbè, non ho l'occhio del grafico raffinato, no, però non sono riuscito a trovare grosse differenze. Quindi fate delle prove, sicuramente qui 100 mili, se togliete dei font, vedremo dopo, un 100 millisecondi li risparmiate. Analogamente sulle icone,
cerchiamo di utilizzare tipicamente una famiglia, non due o tre tipi di icone diverse. Qua bisogna stare un po' attenti ai temi, che cosa i temi utilizzano, perché la prima cosa, il primo consiglio è: quando prendete un tema, prima di comprarlo, provate a fare dei test, vedete con che velocità si carica la demo. È vero che appunto per via di quegli effetti spesso, anche se è un buon tema, cioè se è un tema che può diventare veloce, spesso è mascherato perché hanno tutti questi effetti. Però il primo consiglio che do è: testate il tema prima di sceglierlo. Sto generando queste fonti. Poi un'altra cosa, diciamo che influisce sulla velocità, ma diciamo anche le fonti di spam, sono i feedback e i trackbacks. Praticamente è una funzionalità nativa di Google. Se qualcuno si linka dal suo sito, il mio sito, nel mio pannello di amministrazione si arriva una notifica che dice: guarda che il tuo articolo è stato linkato là. Allora, siccome poi questo veniva usato anche per lo spam, anche e soprattutto perché adesso per ciò che riguarda il feedback si tende a utilizzare molto i social, cioè ci sono altri canali per avere feedback, praticamente si tende a disabilitarli, no? Quindi il consiglio è: in impostazione e discussione non cercate la parte di pingback e trackback. Discorso analogo per gli emoji: se non li utilizzate, anche perché è una richiesta HTTP, se non li utilizzate non selezionate e aggiungete questo codice sempre in function PHP. E poi questo punto qui non ha a che fare con la velocità, però secondo me rientra un po' nell'avere un ordine mentale che può aiutare anche nella velocità, di tenere il proprio sito pulito, in ordine, sotto il proprio controllo, no? Quindi limitare il numero delle revisioni. Se voi andate in una qualunque pagina o post e prendete il menu tendina delle revisioni, ne vedete un'infinità. Io credo di non aver mai usato una revisione di una mia pagina negli ultimi anni. Quindi se voi mettete 3 è più che sufficiente. Questo è l'intervallo di autosave, di default è 60 secondi. Anche lì è inutile che il server venga disturbato ogni minuto per salvare la pagina. Poi lì dipende, io ad esempio l'ho impostato a 5 minuti. E poi pulire il cestino periodicamente, no? Ripeto, non ha a che fare con la velocità, ma rientra, se uno ha una mentalità di tenere un sito in ordine, anche la mentalità di averlo il più leggero possibile e più veloce possibile. E veniamo a Page Speed Insight, che è uno dei tool. Allora, perché allora è bello? Perché praticamente lui è molto pulito, dà immediatamente un elenco di cose da fare. Anche GTmetrix dà una cosa analoga, anche GTmetrix dice che cosa fare, però io trovo proprio la grafica di molto bella. E poi la cosa carina è che in fondo lui dà già i contenuti ottimizzati, quindi immagini ottimizzate, CSS, JavaScript minificati se non sono minificati in origine. Quindi questo può essere utile, perché posso direttamente poi prendere qui le risorse e andarle a sostituire se non erano precedentemente ottimizzate. Adesso veniamo uno dei primi consigli che lui dà, no? Sono i JavaScript e i CSS above default, no? Con above default si intende la parte che è visibile, diciamo nella finestra del browser. Allora, ma vorrei chiedere una cosa, è sempre la stessa dimensione o è sempre quella che viene? È solo quella che viene. Quindi se un dispositivo ha un monitor più piccolo o più grosso, è sempre quella che si vede? Sì, è quella che si vede. Sì. Allora, qui vediamo questo esempio, poi torniamo indietro. Praticamente cosa succede col JavaScript? Questo è il flusso normale, quindi il verde è il parsing dell'HTML, dopodiché lui incontra uno script, quindi inizia a scaricarlo e poi lo esegue. Quindi praticamente il parsing viene interrotto. Questo fa sì perché praticamente l'HTML, che è quello che mi serve per creare la pagina, si blocca
e quindi di fatto io non vedo la pagina perché lui non ha ancora l'HTML caricato, no? E quindi cioè vedo la pagina caricata in ritardo. Allora ci sono due possibilità. Uno è, ad esempio, tipicamente in Bootstrap, visto che è stato citato Bootstrap, una cosa che si fa, ma in generale, è spostare gli script in fondo al body. In questa maniera, questa è tutta una linea verde, alla fine lui fa scarica ed esegue. L'altra è giocare sugli attributi async e defer. No? Quindi, in questo caso qui, lo script lo spostato in fondo al body. Nell'altro caso invece mantengo gli script nel LED ma aggiungo l'attributo o async defer. La differenza, entrambi scaricano in parallelo, quindi mentre fa il parsing dell'HTML scaricano anche, solo che l'async lo eseguo poi subito, invece il defer lo eseguo quando il parsing è terminato. Il problema con l'async è che non rispetta necessariamente l'ordine con cui sono elencati gli script. Quindi, ad esempio, se io ho un jQuery e tutti i miei plugin sono basati su jQuery, se lui non mi carica jQuery per primo, poi i plugin non funzionano. Quindi diciamo che la soluzione è utilizzare defer oppure spostare in fondo il body. Allora, per far questo ci sono due plugin. Se io voglio fare il defer, c'è questo plugin che si chiama Async JavaScript, ma che permette di impostare o l'async o il defer. Quindi ad esempio qui è stato impostato su defer perché utilizziamo defer, oppure se io voglio spostare, e quindi lui che cosa fa? Prende, mantiene gli script all'interno nel LED, però aggiunge l'attributo proprio defer, semplicemente fa quella cosa lì, oppure io uso questo plugin. Se invece voglio semplicemente spostare gli script in fondo, c'è quest'altro plugin, script to footer, che fisicamente sposta gli script in fondo. E questo plugin ha anche la possibilità, se richiesto da altri plugin che vogliono comunque, per come è strutturato il tema, avere jQuery nel LED, permette di selezionare se avere o no jQuery nel LED. Allora, abbiamo fatto delle prove. Allora, di fatto come velocità di caricamento non abbiamo visto differenze tra avere il defer e metterlo in fondo al body, ma abbiamo visto che ad esempio per la versione mobile, perché page Speed Insight dà punteggi per entrambe le versioni, desktop e mobile, premia il defer con 3 punti in più, quindi fate dei test, anche perché come ho scritto qui ogni browser implementa defer a modo suo, quindi secondo me provate quale soluzione va meglio. Noi abbiamo provato, al di là dei siti WordPress, abbiamo provato defer, abbiamo provato su Bootstrap defer e abbiamo provato invece mettere in fondo al body gli script, e anche lì praticamente non c'erano differenze, quindi secondo me è una cosa che potete provare caso per caso. Noi abbiamo fatto, allora, anche sul punteggio, questo lo vediamo alla fine, perché poi diciamo ci sono tutti i punteggi e vediamo come viene impattato sui punteggi. Allora, discorso analogo a questo, il cosiddetto critical CSS, cioè analogamente i CSS che ritardano la visualizzazione. Beh, perché praticamente lui vede i link con tutti i CSS nel LED e fino a che non li ha caricati tutti, lui non inizia col parsing dell'HTML, no? Allora, praticamente, io rimando a questo meetup che è stato fatto tre meetup fa da Matteo Fogli, quindi qua ci sono i dettagli, ma praticamente si arriva a una struttura di questo tipo, ossia nel LED si mette in line il critical CSS, cioè il CSS che serve per visualizzare solo la parte above the fold, quindi praticamente lui lo carica subito. Credo ci sia anche sul tuo sito, vero Oliver? Infatti praticamente lui nel suo sito ha la foto, ha fatto questo, e praticamente la tua immagine di background appare immediatamente. Credo che tu l'abbia messa qui. E poi invece la parte rimanente di CSS below default viene iniettata con uno script successivamente, ma questo non è un problema perché tanto ci vuole il tempo che la persona scrolli e lui fa in tempo a caricarsi. Comunque c'è un meetup dedicato a questo.
Ottimizzazione immagini. Allora, anche in questo caso qui, caricate le immagini nelle dimensioni già corrette, è inutile caricare che sono 2000 pixel di immagine, poi l'immagine è relegata in un angolino da 400 pixel nello schermo. Utilizzate il formato JPEG, utilizzate il PNG solo per i loghi, sia per una questione di trasparenza ma anche per una questione di qualità dell'immagine, che per il log è sempre richiesta alta. Poi, se il sito ha poche immagini, ve le gestite tutte voi, non metterei nessun plugin. Allora, ci sono degli strumenti, ad esempio Photoshop, c'è uno strumento, c'è una voce di menu dedicata a Save for the Web. Poi abbiamo provato questi, che sono tutti servizi online, voi caricate le foto, anche più foto assieme, e lui ve le scarica ottimizzate, e poi quindi voi ve le caricate su WordPress. Li abbiamo provati, diciamo, quello che almeno nel nostro caso ha dato i risultati migliori è il PNG, che permette di fare sia JPEG sia PNG, ed è quello che ha la compressione leggermente migliore degli altri. Oppure, se le immagini sono già state caricate, potete direttamente, andando nella pagina di Page Speed Insight, ve le scaricate da qua. Cliccate qui e vi trovate già tutte le immagini. Le immagini che sono qui sono quelle che secondo Page Speed Insight non sono ottimizzate. Quindi le scarica, ricaricatele. Ricordatevi semplicemente che dopo che le avete ricaricate, anche se il nome dell'immagine è lo stesso, WordPress non la sostituisce, dovete poi ricaricare, perché, come dire, hanno un ID diverso, dovete poi andare nelle varie pagine e ricaricarvi le immagini ottimizzate. Allora, sempre sull'ottimizzazione dell'immagine, se invece il sito ha molte immagini, oppure se il caricamento delle immagini non è sotto il vostro controllo, perché ad esempio ci sono utenti esterni che le caricano, mettetevi un plugin di ottimizzazione delle immagini. Anche qui ne cito due, c'è questo che personalmente utilizziamo, che è dello stesso team di TinyPNG. Allora, questo qui è un servizio, utilizza un server esterno, quindi di fatto l'immagine va sul server esterno, poi ve la scarica ottimizzata, no? C'è un servizio free per cui uno ha qualche centinaio di immagini al mese disponibili, dopodiché c'è parte il servizio a pagamento. L'alternativa, se non si vuole che le immagini vadano su un server esterno, è questo Image Optimizer, che usa lo stesso algoritmo di compressione di TinyPNG, ma praticamente scarica sul vostro server del sito tutte le librerie necessarie alla compressione. Quindi di fatto la compressione avviene direttamente sul server. Adesso questo c'entra con l'immagine, c'entra con la velocità, mettiamo sempre l'attributo alt, semplicemente perché le immagini vengano trovate anche da Google Immagini. Normalmente l'etichetta direbbe di non metterle alta le immagini cosiddette decorative, semplicemente per non creare problemi a chi usa gli screen reader. Cioè, l'immagine decorativa, tramonto sul mare in un sito di informatica, non c'entra nulla. Se però io metto l'alt, chi deve utilizzare ha solo lo screen reader come strumento, si trova questa immagine e non capisce cosa c'entra con l'informatica. Allora, questo di nuovo, torniamo alla cosa, è un concetto, prendiamo il concetto della hover the fold. Praticamente ci sono dei plugin, in questo caso credo che questo sia uno dei più famosi, le BJ e le Zload, che caricano solo le immagini che si vedono nella viewport, cioè nella finestra del browser, e quando scrollo comincia a caricare le altre. Quindi io posso avere anche una pagina lunghissima con tantissime immagini, però di fatto lui mi carica solo quelle che io vedo above the fold, quindi nella parte visibile dello schermo. Infatti vedete che qua nelle impostazioni è impostata una soglia che sono 200 pixel. Quando lui arriva a 200 pixel dall'immagine che è sotto il fold, allora inizia a caricarla. Questa soglia è variabile, 200 non funziona correttamente. E questo può portare, soprattutto se uno ha tante immagini, la pagina è molto lunga, decisamente a degli ottimi risultati, perché praticamente carica solo le immagini che si vedono, poi man mano che scrolla carica le altre. Una piccola nota:
questo plugin va in interferenza con Contact Form, se si usa il reCAPTCHA di Contact Form. Se questo è messo su sì, praticamente sotto il reCAPTCHA di Contact Form si crea una text area spuria. Però me ne ero accorto, avevo scritto sul form, altri avevano provato lo stesso difetto, il workaround è mettere questo su no. Ricordate, se usate questo e Contact Form, ricordatevi di mettere questo su no. Vabbè, compressione file con gzip, verificate che il vostro hosting abbia gzip impostato. Qua c'è, ad esempio, c'è un tool che vi permette di verificare se è impostato o no, altrimenti contattate il fornitore di hosting, ma direi che ormai tutti forniscono gzip di default. Poi c'è la parte di minificazione. Allora, normalmente già tutti i temi sono minificati, sia CSS sia JavaScript. Se non lo fossero, potete utilizzare le funzionalità di minificazione o, di nuovo, quelle minificate da PageSpeed Insight, che, di nuovo, se torniamo qui, ecco, lui qui praticamente dai JavaScript e CSS minificati. Oppure utilizziamo le funzionalità di che so, WP Fastest Cache o V3 Total Cache. Anche qui c'è una minificazione, minify. Allora, colgo l'occasione perché oltre alla minificazione uno può anche fare la concatenazione, quindi ad esempio WP Fastest Cache permette anche la concatenazione. Questo è bene per la velocità, perché praticamente è vero che sono minificati, però ogni risorsa che scarica è una chiamata HTTP. Quindi praticamente se io invece di 10 file ne metto uno solo, riduco le chiamate da 10 a 1. L'unico problema di concatenarli è che se poi uno aggiorna il tema, cambia un plugin che ha del CSS o qualcosa, deve ricordarsi di praticamente riconcatenarli, perché i file sono cambiati. Quindi, infatti qua è riportato HTTPS, allora qui è riportato HTTPS invece di HTTP per due motivi. Uno è quello che diceva Olex, perché praticamente HTTPS è la condizione necessaria per poter utilizzare HTTP2, e HTTP2, come diceva Olex, scarica le risorse praticamente tutte in parallelo, mentre HTTP1, abbiamo visto anche con Matteo, a seconda dei browser ne scarica 4 oppure 8, ed è il motivo per cui quando vediamo network, no? Vediamo quella cascata che lui ne scarica 8, che so, 8, poi 8, poi 8, poi 8. Invece HTTP praticamente sono tutto in parallelo. Quindi HTTPS perché è condizione necessaria per avere HTTP2. E poi invece da un punto di vista della sicurezza, HTTPS perché i browser hanno cominciato a dire che i siti non sono sicuri, e quindi non è bello che i nostri visitatori vedano che il nostro sito non è sicuro. Tenendo anche conto, quindi HTTPS è tutto decriptato, tenendo conto che un certificato SSL standard costa meno di 10 euro, ma soprattutto che ormai con Let's Encrypt, che è supportato insomma da nomi che non hanno bisogno di presentazione, i certificati SSL sono gratuiti, hanno una validità di 3 mesi, ma anche se c'è scritto che hanno 3 mesi di validità, si autorinnovano. Quindi praticamente vi arriva poi una notifica e dice guarda che il tuo certificato è stato rinnovato. Praticamente anche qualunque hosting ormai offre Let's Encrypt, e voi con un click ve lo installate e avete, diciamo, il sito su HTTPS. Solo una nota: se dovete fare un sito, mettete prima Let's Encrypt o comunque il certificato, che poi realizzate il sito, perché se fate il sito e poi passate a HTTPS è un po' più laborioso, e quindi è consigliabile metterlo subito a HTTPS e poi realizzare il sito. Quindi il messaggio è: migrate il vostro sito da HTTP a HTTPS. Questa è l'ultima slide della presentazione, ma adesso volevo farvi vedere due misure che avevamo fatto, giusto per capire cosa è importante.
Allora, queste sono delle misure che abbiamo fatto su di un sito. Allora, solo per capire che cos'è che dà l'importanza. Allora, questa qui è una home. Allora, queste due colonne sono praticamente la prima è il completamento del DOM e la seconda colonna invece è il page load completato. Questo letto sul tab network dei developer tool dei browser. Allora, praticamente una home con i contact ci impiega 2 secondi e 2, quello che vi dicevo, perché c'è il reCAPTCHA e lui ci impiega 1 secondo. Se io sposto la home in una sua pagina, da 2 secondi e 2 passo a meno di 1 secondo. Okay? Poi, un'altra cosa che aiuta, se io metto il JS e lo sposto in fondo al body, passo da 977, cioè guadagno altri 200 millisecondi. Okay. Poi, togliendo un po' di animazioni, si scende di circa un altro 100 millisecondi e si arriva a 700. Se io metto un solo font, quello che dicevo, quindi se il font mi permette di utilizzare la sintetizzazione di quelli del browser, guadagno un altro po' di secondi. Altre cose che abbiamo visto, un po' di prove che abbiamo fatto, insomma, sono relativamente ininfluenti. Poi volevo farvi vedere questi numeri che riguardano invece il defer e invece gli script in fondo. Allora, se metto questo qua, è il primo, mettere gli script in fondo al footer, quindi ci sono 606 e 632. Il secondo invece metto il defer, quindi rimangono nell'head ma ho aggiunto l'attributo defer, sono 621 e 644. Quindi se guardo solo il DOM e il caricamento della pagina non ci sono grosse differenze, però insomma, è da testare, da verificare un po' caso per caso. Volevo aggiungere solo una nota su PageSpeed Insight, perché secondo me questi tool, allora, facendo queste cose qui non si raggiungono gli apici che raggiunge Olex col suo sito, che è 100 su 100. Ma probabilmente perché lui ha messo anche il critical CSS, credo che sia quello. Allora, facendo queste cose praticamente si ha un punteggio di 90 circa sui PageSpeed Insight, 90 sulla versione desktop, 75-76 sulla versione mobile e 3 secondi netti misurati sulla versione mobile di Page, quella di Google. Allora, secondo me non bisogna però poi accanirsi con questi numeri, perché diventa una fissa. È vero che alcuni possono avere dei clienti che dicono: ma io ho testato il sito che hai fatto su PageSpeed Insight e non hai 100 su 100, non hai 95, queste cose qua. Però è anche vero che su PageSpeed Insight ci sono delle cose del tipo: non ti do l'ottimizzazione perché non hai caricato, c'è questo file che non è ottimizzato, potresti risparmiare 600 byte, non kilobyte, potresti risparmiare 600 byte. Cioè, va bene, tieni 600 byte, cioè non bisogna neanche poi accanirsi su queste cose qui. Questo è un pochettino il messaggio che volevo far passare. Ottimizzare va bene, però, come dice qualcuno, andiamo avanti con il lavoro. Sì, allora, questo è uno di quei casi dei 600 byte. Allora, ci sono dei siti che dicono come raggiungere 100% su PageSpeed Insight. So che ci sono delle soluzioni, perché c'è un file che loro dichiarano: no, non lo cambierò mai, ma nello stesso tempo PageSpeed Insight dice questo file non è ottimizzato, ma rimane così com'è per me. Però ci sono delle soluzioni. No, ma ha senso applicarle? Io ho letto delle soluzioni che vuol dire che si scarica il file in locale e poi magari lo scarico ogni tanto. Sì, esatto. Dipende se questo file soprattutto incide sul DOM, quindi su questo. Allora, credo che sia un file, cos'è quel file di analytics? Sì, incide sul DOM, quindi lo puoi mettere anche in fondo o sopra, che è una sigla.
Infatti Analytics... Tutti i tool di Analytics sono una sync, di solito. Infatti sì. Ti avvisa, perché non... Sì, non ti dà il punteggio, è vero. Non ti dà il punteggio, non ti dà il tuo file. Però... Il punteggio è, come dicevo prima, una metrica monitorata, dovresti vedere l'impatto che ha davvero sull'esperienza utente. Cioè, raggiungere il punteggio sì, è una fissa, ma in sé non ha molto utilità. No, se quel sito si vedrà in un secondo per il contenuto. È per quel cliente che poi va a fare il cliente fissato. Allora, gli si piega che Google ha 200 fattori di ranking, che la velocità è uno dei 200 e che probabilmente se ha dei buoni contenuti e delle cose furbe che interessano, ovvio non deve essere una cosa che uno abbandona il sito perché non si carica, no? Credo che sia sempre un compromesso, perché appunto questo è uno dei tanti fattori di ranking, è sicuramente importante. Lo è soprattutto su mobile, perché poi su mobile uno è abituato, soprattutto siccome su mobile ci sono le app e le app sono chiaramente molto più reattive. Se uno va a vedere una web app, quindi un sito web, e mentalmente pensa o pretende che sia come un'app, quindi clic e succede subito tutto. E invece su mobile, per di più mobile ha il problema delle linee più lente, perché anche ci sono connessioni 3G, però è comunque più lento di un sito su ADSL o comunque di un sito su di una rete fissa, e quindi è sicuramente importante la velocità, però insomma non deve diventare una fissazione. Ecco, questo fine dell'intervento. Se avete domande, ben volentieri.